Benvenuti in un nuovo video e finalmente benvenuti in un nuovo video assaggio. Già vi dico che continuerà per un bel po', sicuramente per tutto il mese di ottobre ci saranno vari video assaggio. Volevo qualcosa in sento. Però poi vi diremo. Allora, ovviamente tutti i prodottini che vedete in questo video sono stati acquistati da me, da Panificio Buoni Dentro, cioè lì è ancora la scatola, quindi così. Ovviamente non è nessuna collaborazione, però se vi siete persi il video unboxing, stoppate e andate a vedere il video unboxing. E direi di iniziare. Allora, abbiamo 5 snack dolci e uno salato. No, abbiamo 4 dolci e 2 salati. Quindi iniziamo dal dolce. Sì. Io inizierei. Ci mangiamo... barretta. Ok, quindi questa. Anche perché ho avuto un po' paura perché è arrivata un po' sciolta. Questa qui è della Nestlé Galak. All'interno c'è la crema di nocciole. Eccola qua. Comunque io l'altra volta, esatto, l'altra volta ho detto 4 euro, ma no, l'ho pagata ancora di meno perché poi ho visto il catalogo online e stava sui 2 euro, quindi ha veramente dei prezzi super convenienti, già mi sono trovata bene anche le altre volte, quindi ci sarà sicuramente a breve un altro ordine. Vai. Quindi non ci resta che assaggiare un po' così, questi quadrotti così, vedete, salili, guardate qua, chiudiamo, quindi ce la spacchiamo. È un po' scioltino. Vai. No. Vediamo. È sciolta, però non ce la senti molto. A parte che è piena di nocciola. Questa dura. È però buona. Senti un po' di cioccolato bianco. Però senti più la nocciola. Ma c'è tantissima nocciola all'interno, è buona. La nocciola è veramente buona. Questa dopo la mettiamo nel frigo. Allora, sì, non le abbiamo volute mettere in frigo perché avevamo paura che si alterasse il sapore come l'altra volta. Abbiamo detto meglio mangiarle un po' short, però sentire il sapore. Però questa dopo la mettiamo un po' in frigo. Questa da solida. Da solida, però vi posso dire che buonissima. Vabbè, nocciola. Cioccolato bianco, Galak è una garanzia. No, io darei 7,5. 7,5. Ci sta. Promossa. Ok, è la parte un po' più dolente. Vai. Ferrero Duplo, questo qui è gusto cannella. Questo è già cannella e quei biscotti cannellosi. Questo ci inoltriamo un pochino nel periodo natalizio. Come non lo sai neanche tu. Si sente la cannella. No, mi piaccio queste cose. Prendi le differenze. Vado a notare le differenze. Vado. Possiamo fare. Io. Il roccocò non l'ho mai provato. Mischiato al mostacciolo. Però l'odore mi ricorda anche a me. Però posso dire che si sente quel dolce natalizio, diciamo. Però io non sento tantissimo proprio la cannella. Cioè molto del... Non è... Allora, non so come spiegarmi. Non riesco a capire. Non è male. Esatto. Non è male, perché comunque la cannella non è male, è stucchevole, pesante. Esatto, è tutto ben bilanciato. Però sinceramente, per chi è amante di questi gusti, questi sapori... Piacerà. Allora, ad esempio, Maria piacerà. Sì, però mi ha ricordato molto esternamente il mostacciolo e internamente il roccocò. Io non li ho mai provati, nessuno. Proprio come sapore. Però... Direi di andare al salato. Voto 5. Oh, penso per lo stesso nome. Andiamo con un salato basso. Doritos. Non sono interrotto. Dì la verità che nel mese scorso, nei video assaggi, questo formato di patatine ci ha accompagnato spesso in quasi tutti i video assaggi. E quindi ecco qua anche Doritos. Honey BBQ. Bits. Eccoli qua. Sono tipo formato pasta, 30 grammi. Spero non siano tutti
No, ma secondo me proprio così, sono proprio così. Ora chi? No, penso che un po' sono rotti. No, no, sono così. Tre? Fai vedere tu. Ti vedo. Vai, tre. No, due. Vai. Vai. Buonissimo. Ma le Doritos, cioè per me... Oddio, io non avevo mai provato questo genere di Doritos. Buonissima. Oddio. Però... Ma è proprio la patatina che è buona. È proprio la patatina. Poi in qualsiasi aroma ci metti, va bene tutto, perché si sente proprio quel mais... Bravo! Mi ricorda dei nachos, dei tacos, come si chiama? No, no, lo sai cosa mi ricorda a me? Il mais salato, tostato. Cioè, c'è poco le Doritos, perché sono buone. Perché questo qua, però... Sono buonissime. Buonissime, però... Secondo me, se vogliamo parlare di gusto prego, e di aroma, erano molto più buone le altre. Perché là si sentiva il miele e si sentiva la salsa barbecue. Io qua invece qua la salsa barbecue. Ma neanche, cioè non è molto forte come no. Il miele, io non però, l'ho sentito. Cioè no, 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 no. Però sono buonissime. Sono buone. Cioè, oddio, un sapore... Allora, per noi che abbiamo provato... tanti prodotti, vari formati diversi, vari gusti, stesso marchio, non stesso marchio, possiamo dire che non si sente, però ovviamente se comunque questa è la prima vostra patatina particolare americana che acquistate, ovviamente il sapore è buonissimo. Ma è Doritos, c'è una garanzia. Bravo, con questo formato ci sta. Senti. Buono, sono buone. Mio voto 7. Anche in questo momento mi sento di sganciare la bomba perché ho paura che poi con le altre ci possiamo rovinare un attimo. No, 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 io sono anche lo stesso pensiero. Vai. Pronti? Da-da! Comunque mi hanno detto che... Ho letto un commento... Sì, ho letto un commento negativo che non sono stati wow e ho letto che il fatto delle frasi... Era cioè, leggero, tipo un bigliettino, mi sembra. Non l'ho capito stavolta. Ah, vabbè. È questa frase. Ma non mi dire che è questa la frase. Questa, solo questa, eh. Leggi. Dove c'è amore c'è vita. Mahatma Gandhi. Wow! Sono un po' capovolti, quindi attenta. Guarda, raga, comunque io ci sono rimasta male. Perché giustamente nella confezione così. Come le metti le frasi? Le devi fare o li fai tutti confezionati singolarmente? Con la frase dentro. Giustamente pure noi, poco... Sorry! Anche questo è stato ad un prezzo ottimo. Mi ricordano gli Oreo. Dentro veramente nocciola. Sbaglio, sono piccoli. Non lo so, ma ultimamente è vero, io tu... che si stacca? È scappato qua, perché erano, sono tre ognuno. Vai, fai vedere. Mi sembrano piccoli. No, no, secondo me sono i crispy normali. Scusi, i crispy originali sono la nocciola. Nocciola, oh cacao. Forse all'interno c'è la nocciola del bacio perugino. Sì, sì, no, che hanno fatto a fare. Pronti? Ma basta. Comunque ci sono più piccoli. Aveva ragione la ragazza. No. Aspettavo. Allora. Beh, non fa niente, devo da mangiare le formiche. Lo puliamo. Io sento una nota anche di fondente, cioè io non sento proprio quel buon retrogusto di dolce, proprio io a mio avviso preferisco gli originali normali come gusto.
Oddio, il mio preferito è il limone. No, non l'ho mai provato il limone. Limoncello, se mi sbaglio, si chiama. Però, sinceramente, ok, abbiamo provato la novità. Ti lascia quell'aroma, cioè, sembra proprio la polvere di cacao Bravo. e basta. Si sente un po' la croccantezza delle noccioline, ma è... No, vabbè, è come la croccantezza normale del bacio, cioè, no, scusatemi, del crispy. Quelle cose che mangi fai... Ok, cioè, oddio, uno le prova perché la novità, dici, vabbè, però... Avrei messo un tocco in più di perugina, forse guarda, forse veramente io avrei fatto anche di meno biscotti, però le avrei Veramente io. confezionati singolarmente e inserito all'interno una frase, anche perché alla fine è questa la No, particolarità ma del la bacio cosa è che perugina. diciamo, non è che quando le mangi dici sto mangiando il bacio perugina, capito? Dici, sto mangiando un crispy. Va Cioè, bene. va bene, sarà per il prossimo anno. Comunque io voto 6,5, cioè alla fine non mi 6. sento di dargli un Sufficienza. voto. Sufficienza se la meritano, dai. Ho fatto un macello Ok, secondo me si partendo. vede che la ragazza che ci ha dato questa recensione si trova anche quando io gli do le recensioni, Sì, sicuro. Che perché... sì, mi rispecchio in quella recensione. Va Ok, bene. beviamo e andiamo Io avanti. direi sì. Sì, Di ok, facciamo così. continuare con il dolce. L'ultima volta. Questo abbiamo provato qualcosa di simile, sempre della... Sì, abbiamo provato qualcosa di Il simile, però gusto non mi... marshmallow e uno cioccolato con la base sotto di cioccolato. Comunque li Bene. abbiamo provati due perché Era forse ci nel uscì mentre calendario di dell'avvento American di Crunch. American Crunch, esatto. Mente di Vi ferro, ragazzi. dico già che quest'anno non ci saranno i calendari americani. Forse più assaggi, però Sì, ci saranno più video. assaggi sicuramente. Ok, marchio Nestlé. No, No, Kellogg's. Kellogg's. Allora, praticamente una Rice barretta Rice Krispies. Krispies, una barretta di riso e gli Mi si è M&M's. soffiato il mio Ems. No, 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 Mi. no, no, no. La torta era molto buona, mi ricordo. Marshmallow. O era bordetesco. Se non mi ricordo, proprio un vuoto. Non mi ricordo. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Complicato, però 9. apprezziamo lo sforzo. Wow, pure dispari. A me questa. Grazie. Mangiare anche il mio dito. Colla. Allora, questo è un po' strano. Questo è un po' di chimico. Ma gli altri, ma gli altri che marchio Oh, uguale, stessa marca. Adesso arriviamo. era? Sicuro? Troppo dolce, troppo brutto il retrogusto. Pure la stessa cosa. Un Ma non vedete che hanno cambiato la formulazione? po' finto come. Wow, raga, quegli altri. Io mi ricordo che erano proprio buonissimi. È vero, io mi ricordo, wow, ma no, che piena male. No, non c'è anche un po'. Poi lei che dice, vabbè. Ma non è quella cosa dolce, il più No, è dolce. proprio. Mi lascio proprio nel gusto brutto. Non dici perché forse gli M&M's hanno camuffato, perché alla fine l'impasto non ci stanno. No, ragazzi, brutto. Meno male che non abbiamo chiuso con questo. Wow, io mi ricordo gli altri per chi non si No, fosse veloce perso. chimico, non so che è No. vaniglia, ma neanche. Non riesco a Oddio, capire. non è che ti lascia quel retrogusto di Amarino, qualcosa un po' più bra, terzo, d'amaro. di... c'è tipo quel... No, non mi è piaciuto. Ne ho avute due. No, pure per Proprio me. di... No, raga. Riprendiamoci, io lo dico che il salato è tutta un'altra cosa, vai sempre sul sicuro. Vero. La super novità. Questo è un altro marchio super valido. Cheech. Cheetos. Palloni da calcio. Vuoi fare una partita con me? Pelotazos. Nel No, non ci pelotero, metto proprio. diciamo che è formaggio. Sì, a Cheese. palline così. Prego. No, vabbè. Belle? Oh, sono tante. Dai, ve le devo far vedere.
Quelle là, i puff, là. Hanno quella consistenza dura, però morbida. Sapore. Formaggio affumicato. Buono. I Fonsis. Mi ricordano un po' i Fonsis. Però Sono un po' sono in evalù. meno formaggiosi, eh? No, ma guardate questa forma. Sa che fa il trussi. Così. Buonissimo. Questo uno tira l'altro. Sono già il vincitore di questo video. Salato questo. Dolce la barretta Galak. Ma perché il resto non è buona, ma non so, io sento anche l'affumicatura, cioè sento l'affumicato. E mi ha avuto 8,5, 9. Oh, dopo di ho tengo sull'8. Ma poi ce ne sono tantissimi, cioè veramente la busta è super piena. Adoro. Prova. Posso fatto che, ok, forse il gusto non è qua. Vedete come il pack conta, come l'estetica di un prodotto Vabbè, però se a conta. qualcuno magari non è che piacciono molto quelle patatine di formaggio, capò? No, Sono pure un po' a volte, sono troppo proprio pesanti. delicati. Invece questa è una via di mezzo. Io direi che somiglia molto al gusto dei Fonsis. Sì, solo che i Perché? Fonsis sono più carichi Esatto. come aroma. Però il pack, vi innamorate solo di quello e un po' di più. No, bellissimo. Ok, noi speriamo che questo primo video assaggio del Vi mese di sia ottobre piaciuto? vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!